Ok, è arrivato il momento. È arrivato. Il primo ospite, la prima arancia. Andiamo. Lo diciamo? Sì. Enrico Bertolino. Grazie. Buonasera, grazie per l'invito. E grazie per il premio, perché l'applauso è sulla fiducia, perché iniziamo ora. Ma il premio è sempre... ho pensato di venirlo a ritirare, perché ho visto l'albo d'oro dell'arancia e ci sono alcuni premi alla memoria. Mi sono dato una sfregata e ho detto: io vado prima che me lo danno alla memoria, cioè preferirei passare a ritirarlo io. E sono venuto volentieri fino qua e mi ha entusiasmato, perché poi è un premio alla carriera e quelli che si danno poi verso la fine, c'è poi una dicitura. Io ero già qua nel 2004 e quella sera venne premiata Serena Dandini, perché mi ricordo perfettamente quell'edizione, e sono tornato perché adesso per il cabaret è un momento complicato, è un momento difficile soprattutto per il monologhista, per chi deve parlare di attualità. È venuto a mancare una figura storica, che è il capocomico. Abbiamo, eccolo qua. No, ragazzi, io gli devo tutto a questo signore qua, tutto, perché grazie a lui ho iniziato a lavorare su canali Mediaset, grazie a lui ho iniziato ad avere dei testi senza pagare un euro di SIAE, perché le minchiate che ho sentito in tanti anni non le avevo mai sentite. Questo personaggio è un personaggio notevole, ha segnato un'epoca, aveva una grande vitalità, è stato sempre presente ovunque, cioè, forse anche troppo, diciamo, vent'anni, e ovunque andava lui, ma Cribbio, basta! Andava, il povero Frattini era ministro degli esteri, e non c'è più neanche Frattini, pensate quanto tempo è passato, era a Strasburgo, lui diceva: basta, non lo voglio più, vado io. Il ministro ad interim, anzi fa a Milanim, perché interim non gli piaceva, e fa: lo faccio io, vado su io. E quando andava lui la gente prenotava. A Strasburgo telefonavano: che schiglio ha ce soir? Monsieur Berlusconi, trovai un ridotto. Andavano tutti, e lui non li deludeva mai, le corna a uno, lo sgambetto all'altro, il vomito di gomma Schulz. E Barroso stava per parlare, gli metteva la polveria, ma che cazzo è? Ed era lui. E i suoi deputati dicevano: vuol fare tutto lui, però lui faceva. Vuol fare tutto lui, sempre lui, alla buvette ne parlavano al Senato, dai, tutto. E lui si diceva: il macchiato, di chi è il macchiato? Era lì, faceva tutto lui. E grazie a lui avremmo avuto modo anche di evitare tutto questo conflitto se gli avessero dato retta, perché è stato l'amico del cuore di Vladimir. Eccoli là, guardate, sembra Bracobaldo e Ranger Smith, guarda che belli che sono. E Putin lo ascoltava, perché Putin è uno un po' squilibrato, ma non è l'unico, cioè abbiamo le leve delle atomiche, sono nelle mani di gente particolare. Biden, l'avete visto? È quadrato secondo voi? E quando saluta ha salutato la Meloni come se fosse Sbirulino, cioè non sapeva che cazzo era, diceva: oh, friend, dov'è tua figlia? Ma non sapeva, non sa dov'è, scende in Svezia, saluta gli svizzeri. E questo è il presidente degli Stati Uniti. Siamo arrivati al punto che c'è lui, ci sono i pakistani, c'è Zelensky, che oramai veste una linea di moda, cioè lui ovunque va sfila, dice: io vi piace questa t-shirt, ne ho mille. Si presenta sempre, dice: avete, ragazzi, a me bravi tutti, ma datemi carri armati, bombe e droni, se no avete rotto i coglioni. Questo era il suo modo di pensare la vita. E poi siamo arrivati al punto di rivalutare Kim Jong, quello che si pettina col Dyson, perché pensiamo che sia De Gasperi. Cioè, vuol dire che siamo andati oltre, il modello è andato oltre. E lo diceva questa accelerazione costante, la diceva Zygmunt Bauman, che è questo signore qua, è mancato nel 2019, ha scritto un libro sulla società liquida. E Bauman sosteneva che nella vita sarà sempre più importante la velocità e meno la durata. Il sindaco è stato appena eletto, però la velocità supererà la durata. Ci sono dei signori che si esaltano su questa cosa, dicono alla moglie: hai visto che lo dice anche Bauman? Avrà ragione, no? E dice: no, la velocità non è in quel senso lì, è l'obsolescenza programmata, che vale per tutto tranne che per la politica. Quella no, quella c'è. Avete visto la ministra che dice: non date dei nomi ai cani di persone. E allora perché la russa chiama Apache, Cochis e Geronimo e figli? Che cazzo di film hai visto? Dove sei stato, Ignazio? Che ti è successo umanamente per far cadere in quel delirio lì? Sembra Fifurnio, quello di Gianni il Magico Alverman, quando lo vedi.
E questi modelli qua di Bauman sono modelli particolari che ci hanno aiutato anche a superare mentalmente un periodo molto difficile. Il periodo del Covid, non so qui com'è stato, Milano è stato, per uno come me poi è stato terribile, milanesi, prima sentivo ne parlare, il milanese è uno pragmatico, dice, ciao, dai, facciamoci questa influenza, ce la leviamo dai coglioni. E quando i cinesi a Milano con le mascherine cominciavano a dirci, pericolo, pericolo, mia figlia andava a scuola di cinese e hanno detto, tai a cada. E mia figlia fa, no, voglio andare, se ti dicono di stare a casa, e noi li prendevamo in giro, guarda che in Cina c'hanno le mascherine, e ridevamo. Ma non c'era da ridere, perché poi loro sono stati quelli che per primi a Milano hanno distribuito gratuitamente anche ai milanesi le mascherine. E noi li abbiamo accusati, mentre quello che se l'è messa invece tutta storta, che ne ha ciulate 20.000, gli abbiamo dato il voto e l'abbiamo rieletto. Avete capito come funziona? È Fontana, perché facciamo anche i nomi, Fontana. E allora io dico, ragazzi, noi abbiamo il ministro dei trasporti che gioca con l'ego tutto il giorno. Salvini, che non ha mai lavorato, d'altronde non ha mai fatto un cazzo in vita sua, come vogliamo dargli un lavoro a quell'uomo lì? Aveva la ruspa, si è sparato qualche mojito e poi da lì è finita. Ma durante la pandemia erano tutti zitti, solo quel povero Cristo di Conte che ha preso il cerino pensando di fare un periodo dorato e gli è arrivato, e come lui il povero Mattarella. Mattarella se ne stava andando, aveva finito 7 anni, aveva già la casa affittata, sapete? Quando cammina sembra ormai Leonardo dei Ninja, no? Mattarella va via così, sembra Gullotta quando faceva Andreotti, no? E lui se ne va via e gli fanno, Sergio, rimani? No, ho 7 anni, ma ci saranno 7 anni meravigliosi davanti. Io non so, deve essersi rotta tutta la sala degli specchi del Quirinale per avere, si è beccato il Covid, la guerra, la carestia, la crisi energetica, la transizione e le cavallette in Sardegna. Che cazzo doveva avere di più quest'uomo? Che cosa gli vogliamo dare a povero Sergio? E in più, a coronamento di questo bel periodo, è andato al matrimonio di quei due deficienti in Inghilterra. L'avete visti? Carlo e l'altra, la vecchia, orrenda. La strega malata, nocciola, che ha sposato, e andavano al matrimonio di questi due vestiti come due imbecilli di Marostica e che andavano dentro, e Mattarella fa, ma quanto dura sta roba? Ma che devono andare avanti, indietro, cantano, cosa c'è da fare? Carlo ha vissuto la vita atipica, ha fatto 74 anni il pensionato e ha iniziato a lavorare a 74 anni. Cioè, che è una cosa che vorrebbero fare tutti, no? Ma a lui gli è riuscita. Allora, tutto questo modello ci porta a dire che il Covid è stato un momento difficile. Per me lo è stato, io ero in casa e a casa mia non c'ero mai. Mia figlia mi guardava a camminare per casa a 14 anni, mi guarda e mi fa, mamma, c'è uno che dice che è papà. Dico, no, sono io, sono tuo padre. Ma che mestiere fai per vivere? Mi fa, com'è? Faccio il comico. Ah sì? E perché in casa non fai ridere? Ma perché tu non ti fai i cazzi tuoi e vai a studiare? Che io pago e lavoro per mantenere te nella scuola, vai a lavorare. E tutti mi dicevano, dai, si andava tutti al supermercato, c'era questa malattia, ci hanno detto che dovevamo stare a casa, la residenza, dovevamo stare tutti chiusi in casa, residenza. Però per uscire c'era gente che prendeva i cani, li prendevano i cani, nei canili si sono svuotati, ma non è stato un atto di bontà, li prendevano per uscire. Il cane, l'ho capito, perché il cane è più intelligente dell'uomo. Guardavano ancora qua, io piscio 2 volte al giorno, non posso uscire 6 volte. Alcuni cani si fingevano delle zoppie, altri malati, si sdraiavano. E a Bologna un signore l'hanno preso, la polizia non l'ha multato, e usciva con un peluche, un uomo anziano. E ha detto, boia, come avete fatto a prendermi? E non piscia mai. E quando cade lo rimette su e gli dà un colpo per farlo andare. Abbia pazienza. Abbiamo saccheggiato i supermercati, c'era il gruppo il genio saccheggiatori supermercati. Entravamo dopo 2 ore e mezzo di coda, io sono andato una volta per prendere dei generi alimentari, sono arrivato che ero fuori moda come vestiario e mi hanno fatto entrare dentro il supermercato, non c'era più nulla perché erano passati quelli prima che dicevano, guarda, il marito e moglie, prendi gli yogurt, prendili, ma sono 20, prendili tutti. Pur di non lasciarli ad altri, si chiama questo collettività, senso della collettività. Prendili tutti! Ma stanno alla scadenza a breve, 20, non li mangiamo, siamo in 2. Sì, là, prendili, piuttosto mi cago addosso, ma non li lascio agli altri. Non lascio niente agli altri. E poi c'erano dentro le uniche cose che trovavi, a me mi hanno mandato a prendere da mangiare, c'erano solo le penne lisce a Milano. Perché l'italiano non mangia le penne lisce? Cos'ha contro le penne lisce? Dice, perché non tirano su il sugo. Ma il sugo era finito 3 mesi prima. Che prendile le penne lisce, portale a casa. E poi mi ha mandato a prendere a me
E mi ha detto, vai, tutti volevano fare le pizze, vai, prendi il lievito madre, vai a prendere il lievito. Ma perché? Vai a prenderlo. Entro dentro, c'è da uno con lo scafando, sembrava Dark Fenner, perché era tutto... E faccio, senta, il lievito per cortesia, dove lo trovo? Faccio, senta, la forza sia con lei, ma dove trovo il lievito? Ride, cosa ride? Bertolini chiede il lievito a me. Abbiate pazienza. Questa cosa qui è una sensazione che è sgradevole che ho provato, come la sensazione successiva che hanno detto bisogna essere resilienti. Voi questa parola l'avete sentita prima della pandemia, come il virologo. Chi era il virologo? Era un disgraziato prima della pandemia. E lo vedevi, fa, lei è un virologo? Sì, mi dispiace tanto, tanto. E lei dove opera? In Congo con l'Ebola? E invece no, dopo sono diventati, andavano Burioni, sfilava al festival a Venezia, sulla red carpet. Ma cazzo, ma metti il camice e vai in ospedale, tutto posto, non è al festival del cinema, è in ospedale, aiutare gli altri a guarire, a mettersi a posto. Non devi andare al festival del cinema, devi stare in ospedale. Noi siamo un popolo strabico, vediamo le cose, sulla Sicilia che brucia abbiamo puntato gli occhi sui pompieri sottostimati in numero, come numero, e non sui piromani. Minchia, abbiamo dei droni che bombardano a 500 km la cosa chirurgica e non riusciamo a prendere un coglione con un accendino in mano? Bisognerà probabilmente misurarsi su quello, bisognerà misurarsi su quello. E soprattutto... sarebbe come dire che in questo paese uno invece di prendere gli evasori totali se la prende con quelli normali. E non succede in Italia, giusto? L'evasore totale tanto non lo conosci, è come la favola, no? Cioè quello tanto non c'è, non c'è, non lo conosci. E durante la pandemia c'erano tutte queste riflessioni, le frasi che ti dicevano, ah, devi essere resiliente, andrà tutto bene. Io ogni volta che la sento ancora oggi sta frase tocco. È come stai sereno per Enrico Letta, la stessa roba. Andrà tutto bene, vedrai. E ne usciremo migliori. Non ne siamo usciti migliori. Siamo ancora peggio di prima. E nella resilienza, io lo dico, la resilienza non è una roba legata alle persone. La resilienza è dei materiali. Noi abbiamo rubato una parola ai cantieri. Il marmo è bellissimo ma non è resiliente, infatti Michelangelo andava da solo a prendersi le sue lastre e i suoi blocchi per le sue statue a Serravezza o a Massa Carrara, perché se gli avessero dato un blocco non resiliente e si fosse rotto mentre faceva la statua, avrebbe chiamato giù tutti i santi, mano nella mano nella tradizione toscana, che avrebbero circondato la statua e fatto un basso rilievo di bestemmia. Questa cosa non è il linoleum, che lo guardi e fa cagare, sembra il figlio illegittimo del parquet. Il linoleum è resiliente, gli dai una botta, cade e risale. Quella è la resilienza. Allora noi ci è stato chiesto di essere resilienti. Io lo sono stato, però essendo un ipocondriaco sono andato immediatamente a vaccinarmi. Cioè a me mi ha fatto una paura enorme questa roba, c'è il vaccino, vado. Ma cosa, a Milano poi l'abbiamo esagerata, c'era gente che prendeva, dammene tre. No, come dammene tre? Fammi uno shaker, fammi un po' di AstraZeneca col Moderna, me lo shaker di due dosi di Pfizer, non è un Negroni, cazzo, è un vaccino. Mettimelo, io ce l'ho. Poi però arriva il complottista che mi viene vicino, ancora oggi mi dice, Bertolini, no, con la O, è uguale un cazzo, lo lievito. Bertolini, lo sa cosa le hanno inoculato lei? No, che cosa? Il 5G. Che cosa? Cioè io ci avrei un chip sotto? Allora sono un telefonino, se mi perdo mi trovate con l'iPhone. No, no, lei lo sa chi è che l'ha fatta quella storia lì? Lei è un bel... ce l'ha il silicio? No, non ce l'ho il silicio io. Perché a sto punto, quando sono stanco, non prendo il Polase, mi metto una spina nel culo e mi ricarico con un cellulare. Ma cosa sta dicendo? Ma lei dove l'ha saputa sta cosa? L'ho letta su Facebook! È la nuova Treccani dei rincoglioniti. Cioè, no, no, guardi, l'ha detto anche Montagnier. Montagnier è morto e seguiva l'AIDS. Montagnier non parlava di queste cose, allora non dica cazzate, venga qua. Oh no, i suoi amici le hanno messo la cosa. Chi sono i miei amici? Lei lo sa, i poteri forti. Che cos'è un nuovo complesso? Dopo i ricchi e i poveri ci sono i poteri forti. Chi sono? Scusi, mi dica chi sono. Lei lo sa chi sono, ma chi sono? Il Bilderberg. Guardi, il problema suo non è il Bilderberg, è lo Jägermeister. Lei deve bere meno, curarsi e levarsi dai maroni da me. Perché io non ce l'ho con quelli che non si vaccinano, io ce l'ho con quelli che rompono le palle per non far vaccinare me. Allora, è come i vegani, io li amo i vegani, ma statevene per i cazzi vostri. Se io ho una fiorentina davanti e la voglio mangiare, tu mi vieni a dire che vivrò meno perché mangio la carne rossa. Sì, vivrò meno, ma molto più felice di te.
per cui sono felice di vivere meno e mangio la fiorentina con grande entusiasmo, perché questo è un modello mentale. E poi dopo abbiamo avuto sfortune, abbiamo avuto altre sfortune, il vaccino, perché la gente si lamentava dei vaccini? Perché dice no, attenzione, ma chi di voi, i non più giovani, ricorderanno di aver fatto i 3 giorni per la visita di leva? Io li ho fatti a Milano, mio padre aveva mandato una pianta per corrompere il maresciallo della sanità, o ha sbagliato pianto, gli ha mandato un arbusto. Io sono finito a fare militare in una base NATO dove oggi l'hanno smantellata sul Monte Venda vicino a Padova ed è pieno di amianto, ecco perché di notte io quando vado via mi seguono, sono fluorescente, uno stabilo boss vestito da persona. E vado a fare questa cosa e mi ha detto in coda ragazzi, c'è da fare il vaccino. Io non sapevo, dico, ma come in coda? Toglietevi tutto. All'epoca togliersi tutto era imbarazzante, lo dico ai ragazzi giovani, oggi avete la mutanda di Calvin Klein, quella bella, noi avevamo la Kaji, che era una mutanda diversa, era una mutanda di quelle aperte di lato e non si sa perché, perché di due lato, non davanti, infatti quando avevi un'urgenza cercavi, era più gialla a destra di solito. E poi avevamo le canottiere della Irge, che era quella marca che faceva quei pigiami che facevi le scintille da festa padronale ogni volta che lo mettevi. Noi eravamo quella generazione lì. Allora io mi chiedo, perché devo fare il vaccino? Mi metto in coda, quello dietro di me appena vede la siringa, pam, cade. A me mettono un siero polivalente nel petto, me lo sparano dentro. Io ho un momento così, vi dico, non ho chiesto se c'era il 5G, cosa c'era. Sono andato a casa, ho avuto 3 giorni in cui sono stato come un geco attaccato alla parete, con entusiasmo. Sono sceso da lì, ho avuto una fase di down di mezza giornata, ma io per 24 anni non ho preso un raffreddore. Non so che cosa sia stato che mi hanno messo. Grazie. Ora, vado velocemente a corollario di quando sto dicendo. Il Covid è finito, adesso siamo nella fase della renitenza. Abbiamo deciso a Milano, ho detto basta, non c'è più, ha rotto le palle, devo andare in banca. Al Giro d'Italia non piacevano 3 corridori, ho detto Covid, fuori, li hanno tolti per il Covid. I ciclisti, che si dopano come degli animali, li hanno eliminati per il Covid, non per la marmellata che hanno nel sangue quando corrono, per il Covid. Va bene così, va bene, ci sta. Allora io chiedo a questo punto di far vedere una serie di sfighe che sono a corollario di quello che abbiamo vissuto. Siamo gente che... La prima è questa. Di Maio in lizza per il ruolo di inviato per il gas nel Golfo. Voi ve lo ricordate Di Maio quando andava a negoziare il gas in Algeria con Scaroni? Arrivava in Algeria e diceva, salve, sono il ministro degli esteri. C'era Lavrov, ex KGB russo, che lo guarda e gli fa, ah, lei chi è? Scusi, una domanda. Prego, sono qua apposta io. Quando arriva Draghi? Sabato. Grazie, arrivederla. E lo mandavano fuori dal coglione. Via. Questo era Di Maio. Adesso gli è andato un ruolo perché bisogna trovargli un ruolo, perché non può tornare a lavorare come gli altri. Deve trovare un ruolo. E dove gliel'è andato? Il ruolo di inviato per il gas nel Golfo. Ma cosa fa con la sua competenza del gas? Legge i contatori? Arriverà e dice, quando? 41-21 la Siria, 28 il Libano. Ma che cosa fa? Ma perché Di Maio? E poi la sfiga non finisce. Noi ridiamo del cambiamento climatico, perché ne hanno riso, anche il ministro si è commosso e basta. Andiamo a vedere che cosa è successo nella fase. Oltre al cambiamento climatico c'è il momento, un meteorite è andato giù in Norvegia e peraltro arriva da dietro sto meteorite, per cui è una formula strana. Tu guardi l'alba boreale, ti prende dietro il meteorite e ti ci porta direttamente. Guardiamo l'altra notizia. Ah, si stacca un pezzo di sole. Cosa fanno gli scienziati? Sono sbalorditi. Dico, cazzo, come mai? Ma porca, al bar, dammi un bianco, va col Campari. Ma com'è che si è staccato? Ma devi dirmelo tu, perché fai lo scienziato, non ti devi sbalordire. E dice, ma cosa è successo? Ma delle tempeste solari. L'ultima è stata nel 1959, nell'89, scusate, in Canada, ha fatto saltare tutti i server per 2 settimane. Una cazzata, vuol dire 2 settimane isolate. Ci farebbe anche bene, così vediamo i rabdomanti da WhatsApp. Quelli, dov'è? Non c'è campo! Quelli che muoiono se non riescono a dire dove cazzo sono in vacanza. Allora, andiamo alla notizia dopo. Il nucleo della Terra potrebbe aver invertito la sua rotazione. Ragazzi, se girano i nuclei alla Terra, è come se girassero i maroni all'essere umano. Ecco perché dice ci sono le tempeste. Io a Milano l'altro giorno ho visto una roba che neanche ai tropici l'ho vista. Cioè, veniva un vento di lato. Io dico, vado con l'ombrello, ma che cazzo porti l'ombrello? Ti arriva di lato. Mi alzavo così, bravo Mary Poppins, ho fatto 2 giri e dico, ma dove sto andando io? Questo è. Andiamo a vedere il successivo. Adesso downburst e supercelle. Non sanno come chiamare le cose, gli danno dei nomi. Cioè, è successo il downburst. Ah, cazzo, dice.
E che cos'è? Non te lo chiedi, vuoi fare la figura del... è stato un Dumbers, porca miseria. E la supercella? Ipercella. E poi andiamo avanti con queste. In 30 anni il pene umano si è allungato di 3 centimetri, questa è una buona notizia. Però guardatela bene, non è una buona notizia, la causa è legata allo smog. Per cui cosa vuol dire? Che ecco perché in Thailandia quando c'è quella cappa di smog vedi solo dei pennoni che girano come degli squali ed è gente che ha avuto un beneficio. Andiamo a vedere l'ultima che mi mette tristezza. Questo è diventato l'uomo più ricco del mondo per pochi secondi. PayPal gli ha creditato 92 quadrilioni di dollari per sbaglio. Stava andando per spenderli e li hanno tolti. Cioè, ma più brutto di così cosa c'è? E questo purtroppo è la situazione. Allora, vediamo se ce n'è un'altra che mi fa ridere tanto. L'overtourism. Scusate, voi avete l'overtourism qui a Grottammare o siete felici di avere la gente? Ma non c'è l'overtourism, è solo Gianbruno, questo il toy boy della signora, che gli dice, che Gianbruno gli ha detto, guardate che attenzione, non vi va i tedeschi, avete caldo? Statevene a casa. Li avremmo portati col risciò durante la pandemia i tedeschi qua, perché avevamo bisogno della gente. E adesso li mandiamo a fanculo. Tanto con i tedeschi siamo abituati, prendi e manda, sono anni che li mandiamo via. E questa roba qua, il downburst e l'overtourism, ma chiamiamoli coi termini normali, c'è troppa gente per le strutture che abbiamo. Allora miglioriamo le strutture e accogliamo la gente. Non mandiamo via la gente perché abbiamo l'overtourism. Oh no. Andiamo oltre. E questa l'ho tenuta per voi. Squali cocainomani al largo della Florida. Sì! I narcos, quando li beccano dai sottomarini, buttano la cocaina nel mare, gli squali passano. Hanno detto che li hanno visti che ballavano col mojito in mano, che giravano, che stavano un 5 con le pinne. È successo anche a Milano, eh? A Milano hanno trovato cocaina nei navigli, perché le menzioni delle persone negli scarichi andavano lì. Si sono accorti, mica peraltro, per le carpe, pesci abitualmente miti, che facevano dei salti carpiati, prendevano il mojito e andavano a Pavia a 120 all'ora. Hanno detto qua c'è qualcosa che non ci torna. Allora, voglio concludere questa mia inserzione dicendovi che noi italiani comunque siamo un popolo meraviglioso, un popolo che sa operare nell'emergenza. L'abbiamo dimostrato, abbiamo preso un alpino, il generale Figliuolo, ha rimesso a posto meglio della Germania. Abbiamo preso Draghi che ha parlato, ha detto una frase sola, whatever it takes. Minchia, la Merkel a Berlino fa, me coglioni. Ha spaventato il mondo con una frase, non sa neanche lui cosa ha detto, ma l'ha detta bene. E noi siamo gente che vive in emergenza, ma l'italiano non ha paura. Quando gli dicono, oh guarda che sta attento perché ti hanno aumentato tutti i 30 centesimi delle accise, ti tocca pagare la benzina più cara, siamo 2,50. Gli fa, non me ne frega, mettola anche a 3, tanto io faccio sempre 20 euro. E l'italiano ha quella mentalità lì, io faccio 20, a me mettimela a 4, la benzina a 8, non me ne fotte niente. E l'italiano poi gli dice, vado a fare le vacanze in Puglia, io sono stato in Puglia in macchina, ho fatto una via crucis di benzina. E ho detto ci vado però a cacchio, voglio andare ad Alberobello, è bellissimo, ci voglio stare. Sono partito da Bergamo ad Alberobello, un'impresa titanica. Sono andato giù e ho notato che costa. E lui dice no, guardi, se ti costa di più il viaggio del soggiorno c'è qualcosa che non va. E lui dice allora sto a casa. E mi mangio una bella crudaiola di pasta. La pasta col pomodoro, no, perché a Odessa c'è il bombardamento delle navi col grano, fine. Pasta te la dimentichi. Allora mangio un pinzimonio, potrò tagliarmi delle verdure? No, non le tagli le verdure. Perché costano, perché c'è stata una siccità e le alluvioni costano. Un pomodoro vai a prenderlo con il monologo di Cartier, il monocolo. Allora mangio una ciotola di riso, me la posso mangiare? No, il riso no, perché l'arborio viene spedito tutto all'estero, quello buono rimane, perché purtroppo Vercelli non ha avuto una bella annata. E allora me ne sto a casa, non mangio niente, metto i condizionatori a palla, non li metti a palla perché la crisi energetica dice che devi stare sopra almeno a 27, se no viene la Meloni, citofono e te li spegne. E allora me ne sto nudo in casa con la corrente d'aria sul mio divano. No, non ci stai sul divano, perché l'offerta scade domenica. Allora voglio concludere dicendovi che è molto bello essere qui e che gli italiani sono un popolo meraviglioso. Per capire la nostra cultura non dobbiamo guardare i sondaggi, neanche la Ghisleri, dobbiamo guardare i quiz, perché dai quiz viene fuori che gente siamo. Guardate questo filmato. Importante città della Florida. Otranto. Io sono il Fumattia. Bazar. No, questa è straordinaria. La città con la Torre Eiffel. Pisa. Calma. Qual è la lingua ufficiale della Slovenia? Il finlandese. Adolf Hitler viene nominato cancelliere.
Ecco, ho 48. No. 64. No. 79. No. Sarà forse 1933? È il 33! Sono rimasto senza parole. Allora, guardate una cosa. Carlo Conti era abbronzato prima di questa cosa qua. Si è sbiancato. A me non spaventa la signora che dice 48, può essere stata l'emozione. Ma quella che dice 79 e poi ride, i casi sono due. O sei imbecille o sai qualcosa che noi non sappiamo. Che magari Hitler è ancora sull'isola con Michael Jackson, Maradona e con Elvis Presley e magari torna. Ecco, lo concludo anche in anticipo rispetto a prima, per cui sono pronto. Vi dico, queste cose qua non mi spaventano in quanto italiano, mi spaventano in quanto queste persone votano. Per cui bisognerebbe proporre una situazione particolare. Bisognerebbe proporre un esame come la patente. Arrivi a un certo punto e ti fanno un esame e dici: le sai queste quattro domande? Chi era Einaudi? Il compositore. Ti cremo la scheda elettorale e ripassi 6 anni dopo e magari vediamo se miglioriamo. Grazie. Grande. Grazie. Enrico Bertolino. Grazie. Grazie a voi. Sindaco, se vuole... Alessandro, a questo punto abbiamo Alessandro, ormai sappiamo tutto di te. Anche dei tatuaggi, di tutto. No, i tatuaggi, lui... sì, l'hanno messo in mezzo. Allora, è arrivato il momento, anche quest'anno consegneremo il premio Arancia d'Oro, un vero gioiello in oro e pietre preziose, Enrico. Benissimo. Realizzato dal laboratorio di gioielleria Diamantis di Luca Viscioni, eccolo che arriva, di San Benedetto del Tronto, su disegno del maestro Mario Lupo. E proprio... Va. Il maestro Mario Lupo commentava la sua creazione: l'arancia, simbolo di Grottammare, frutto prezioso e rubicondo che nasce in terra fertile, donando generosamente il saporoso umore dissetante, è l'eccellente espressione del buon umore e ho voluto per questo realizzarla in oro e pietre preziose che ne esaltano i valori e i significati. Quindi, io pensavo fosse un'arancia, invece c'è molto dietro. Prego. Questo è l'epitafio? Sì, non è l'epitafio. Io sono ancora vivo, lo leggo con entusiasmo. È la motivazione per cui viene consegnato il premio. Allora va bene, allora l'accetto con piacere. No, prego. Grazie. Allora, per aver saputo, non nascendo comico, costruire una carriera artistica intensa e apprezzata. Per aver offerto una comicità di forte impronta milanese. Attenta con concretezza alle esperienze di vita e di lavoro, mai volgare, ma sempre pungente e arguta. Per aver fatto sorridere anche su temi non sempre naturalmente divertenti, individuandone però con abilità gli aspetti ironici e autoironici, senza eccedere nel sarcasmo. Per essere un professionista dell'intrattenimento elegante, con un'attenzione particolare alla crescita e alla formazione del pubblico attraverso la leggerezza della comicità. E purtroppo è mancato Arancia d'Oro Enrico Bertolino. Grazie. Grazie Alessandro. Grazie mille. La attenzione, con gran piacere. Foto di rito. Grazie. Grazie, grazie mille. Spero di venirne a prendere un altro, cioè magari per qualche anno. Facciamo il mandarino d'argento, una cosa che cerchiamo di portare. L'oliva scolana. L'oliva scolana di piena. Grazie a tutti. Enrico Bertolino, grazie. Buona estate a voi. Sì, dopo. Grazie.